Concediti la tua giornata depurativa per ritrovare il benessere e perdere rapidamente peso. Vieni a trovarci presso Naturhaus a Senigallia o Corinaldo. Buongiorno da Giulia Mancinelli. Il prefetto di Ancona ha sottoscritto con i sindaci di Numana, Senigallia e Sirolo il protocollo per la prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale della contraffazione 2022. Le misure per il comune di Senigallia consistono in spese destinate al potenziamento delle unità di vigilanza, all'assunzione a tempo determinato di agenti della polizia locale e all'acquisto di mezzi e apparecchiature in dotazione agli stessi. Gli agenti del commissariato di polizia di Jesi hanno scoperto una truffa online sulle cosiddette case fantasma. Una cittadina ha affittato un appartamento sul lungomare a Senigallia per trascorrere le vacanze, ma dopo aver versato la caparra su una prepagata, la fantomatica locatrice è sparita. Gli agenti sono riusciti a risalire all'autrice della truffa, una donna bolognese che è stata denunciata. Il Covid: sono 928 i nuovi contagi registrati ieri nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti che continua a scendere e arriva a 528 positivi. I ricoveri ospedalieri sono 184, di cui 4 in terapia intensiva. Purtroppo nelle ultime ore si sono verificati altri 4 decessi che fanno salire a 4.059 i morti dall'inizio della pandemia. Si terrà domani alle 17.30 al Centro Sociale di Marina di Montemarciano l'incontro con il Provveditorato alle opere pubbliche per illustrare il progetto di difesa della costa. Si tratta di un incontro tecnico cui prenderanno parte l'amministrazione comunale e il Comitato Lido del Fratino in merito al progetto di difesa della costa e al suo stato di avanzamento. La cittadinanza e quanti interessati sono invitati a partecipare. Riparte questa sera alle 21.15 alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia la 21esima edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia. All'organo il maestro Daniele Ferretti si esibirà tra gli altri nelle musiche di Vivaldi, Donizetti e Verdi. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.